Ciao, sono Spreck e benvenuti nel canale di Fit for Dummies. Sono dell'idea che se predichi, allora devi anche razionare. Qua puoi trovare divulgazione, allenamenti gratuiti, tutorial, un po' di cazzeggio, ma tutto all'insegna di un fitness fatto bene. Non sponsorizzo nessun integratore e mai lo farò. Non propongo nessun allenamento se prima non l'ho fatto anche io. Se vuoi allenarti quotidianamente con me, trovi tutti i link in descrizione. Ciao ragazzi, bentornati a Dumbbell Love. Oggi facciamo una cosa un po' diversa. Abbandoniamo un attimo il discorso programmazione e progressioni, che poi riprenderemo molto a breve, non ti preoccupare. Facciamo una seduta che è molto simile alla sezione Kettlebell Love, cioè sono tutte sedute che puoi farle quando vuoi, dove vuoi. Quello è proprio il mood di Movers, però non ha progressioni particolari. Solitamente si utilizzano questi allenamenti per avere uno stimolo metabolico in più, per magari un giorno che hai pochissimo tempo a disposizione ma vuoi veramente colpire sia muscoli che fiato che eccetera, one shot, ok? Con degli esercizi completi. Come sempre lavoreremo in full body. Oggi facciamo un doppio EMOM. Che vuol dire doppio EMOM? Vuol dire semplicemente che faremo due EMOM, uno di 12 minuti e un altro di 15 minuti, con tutti i blocchi da un minuto, quindi non ti preoccupare, ti darò il via, ti spiegherò tutto, nel quale faremo 6 tipi di esercizi con 2 coppie di manubri. Allora, utilizza la prima coppia di manubri che siano manubri da 1/10, 1/8 del tuo peso. Ok? Poi comunque guarda bene gli esercizi che adesso ti spiego e valuta anche tu il carico, però dovresti aggirarti intorno a questa forza relativa. Se però ovviamente sei poco allenato o poco allenata, abbassa un pochino, ma osa, cerca di osare, tanto le faremo, per ogni esercizio faremo soltanto 3 ripetizioni, quindi se anche zozzi un po' la tecnica, ma la resistenza sarà tanta. Nell'EMOM, quello più lungo, utilizzeremo dei manubri che sono 1,5 volte il peso che utilizzerai qui, quindi valuta bene il carico da utilizzare nei manubri più piccoli, poi 1,5 volte utilizzerai questi manubri. Vediamo gli esercizi. Prima ti faccio una sorta di intro tutorial, poi nello stesso video, senza dover tornare indietro, cliccare il video successivo, no, tutto quanto nello stesso video, partiremo poi con il workout. Allora, il primo, power clean sit down. Allora, Il clean con i manubri non è nient'altro che una prima parte di stacco da terra, ok? Quindi l'abbiamo fatto in tutte le salse, stacco da terra, su, ok? Quindi strizza bene il culo e è un'estensione d'anca. Lo so che me l'hai sentito dire 1.000.000 di volte, ma questo è. Quindi power clean vuol dire che devi andare talmente forte nello stacco da terra che prosegui l'inerzia dei manubri e te li metti sulle spalle, ok? Sulle spalle non significa traumatico, significa appoggiarceli minimamente, e ti siedi un pochino. Non è uno squat, attenzione, è un esercizio balistico. La balistica significa sfruttare l'inerzia dell'attrezzo che sto utilizzando per allenarmi, quindi te lo faccio vedere in diagonale, una volta veloce e poi te lo faccio lento. Da qua ok? Allora, schiena sempre dritta, appoggi, tieni i manubri così, cioè che puntano verso il terreno, li devi far toccare. Toccare non significa sbatacchiarli, significa farli toccare. Li fai toccare, estendi l'anca con potenza e ammortizzi. Sit down, ok? Ti siedi, torni giù, appena li toccano, ok? Non devi, in un mondo perfetto, poi un pochino entreranno in gioco, non devi fare un curl, il curl lo facciamo dopo, ok? Non devi minimamente sforzare, soprattutto il brachiale, perché ti potrebbe poi far male. E questo è il primo esercizio, ne faremo 3 ripetizioni a ogni blocco. Senza fermarsi, cioè all'interno dello stesso blocco da un minuto, sono 3 esercizi, 3 ripetizioni per ogni esercizio. Il secondo esercizio è un thruster. Il thruster che cos'è? È quando siamo arrivati all'ultimo di questo, affondiamo lo squat e andiamo su. uno squat clean praticamente, e andiamo su. Tieni i manubri in posizione neutra, ok? Non c'è bisogno che apri, assolutamente, perché la fatica poi ti porterà magari a fare dei movimenti poco naturali con le spalle. Teniamoli chiusi, mi raccomando, gomiti giù, giù, cioè facciamo questo movimento, non questo movimento, se no qua c'è già il carico del manubrio, ti fai male e ti affatichi prima. Terzo esercizio, burpees curl. Praticamente uniamo uno sprawl, lo sprawl che mi hai visto fare in tantissimi corsi qua su Movers, lo sprawl, ranocchia, stendo, gambe distese, vengo su con estensione d'anca, quindi ragazzi la schiena, mi raccomando, la schiena salvaguardiamola. Vengo su, curl, su, su. Una cosa, siccome è un burpees curl, se ti va, ci puoi unire, io lo farò, un piegamento prima di tirarti su, altrimenti è sprawl curl. Dopo facciamo uno sprawl molto carino con quelli. E quindi per brevità siamo su, ok, con i manubri, te lo faccio di lato, con i manubri mi abbasso, allungo, piegamento, vengo su, e su, ok? 3 ripetizioni. Questo è il primo EMOM, ok? Dopodiché faremo 2 minuti di pausa, 2 minuti veramente dove beviamo, ci riposiamo un attimino e poi andiamo con i bestioni. Vediamo un attimo gli esercizi con i bestioid. In realtà li utilizzeremo tutti e 2 soltanto nell'esercizio finale. Ti faccio vedere. Bene, il primo, mi raccomando, presta attenzione, il primo esercizio, swing sit. Forse non hai mai fatto, non lo so, mi dispiace per te perché è molto divertente, Kettlebell Love. Nel Kettlebell Love abbiamo già fatto il swing sit, però te lo faccio vedere anche con il manubrio, perché il swing si può fare anche con i manubri. Mi raccomando, anche qua è estensione d'anca, ok? Swing è questo, si alza il sovraccarico, se c'è una kettlebell oppure un manubrio, si alza per il colpo d'anca che io adopero sugli avambracci che mi appoggiano sull'inguine, ok? E questo lo devo portare su. E una volta fatto, il secondo è semplicemente sedermi. Ti faccio vedere, te lo faccio in 3/4, spero che si veda bene. Da qua, swing e mi abbasso, swing e mi abbasso, swing e mi abbasso. Sono 3, anche qui, ok? Poi, secondo esercizio con lo stesso manubrio, sempre un manubrio solo. Non usarli 2 qua adesso, perché adesso sì, per fare il tutorial sarebbe figo, ma poi sei spompa dopo, non c'è proprio la possibilità. Ti metti il manubrio davanti, non in goblet ma in front, ok? Quindi voglio che ci sia un pochino più di equilibrio, non concentrato al centro, ma più stabilizzato su tutto il tuo baricentro. Quindi 3 squat, 1, 2, 3. Ok, fatti 3 squat, appoggi il manubrio e facciamo lo sprawl. Allora, come hai visto prima, lo sprawl è proprio una parte del burpees. La cosa che mi raccomando, adesso utilizzeremo 2 manubri belli pesanti. Noi dobbiamo tirarci su dallo sprawl con veramente l'intenzione di massacrare glutei e femorali, ok? Quindi io mi appoggio sui manubri, stendo le gambe, non fare piegamenti. Qua serve una tenuta dell'addome e il sedere stretto. A questo punto torno davanti e estendo l'anca e faccio proprio uno stacco da terra. Riappoggio, boom, 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 Se ti fa male la schiena vuol dire che non stai estendendo l'anca. ok? Basta, solo questi. Piccola indicazione, nella prima parte dell'EMOM, se ti va, ma non è obbligatorio, dipende come ti senti, ok? Nella prima parte dell'EMOM di 12 minuti con manubri più leggeri, cercheremo di partire con 3 ripetizioni ogni esercizio e poi magari le aumentiamo. Che ne pensi? Dai, ci si prova. Bene, sfuma, rifuma, come dico spesso, partiamo con i workout. Bene, ci siamo ragazzi, come senti la musica è bella ispirante, sono molto galvanizzato. Credo che ci faremo un bel sederino, ma meglio così. Capiti gli esercizi? Fai anche warm up, e ti pausa, casomai fai warm up e poi torni. Dai, Sette, sei, power clean, sit. 3, 2, 1, via. Thruster. Tre. Secondi. 5 4 3 2 1. Oh. Dai, siamo quasi a metà. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Dai, siamo a metà. Cinque, tre, due. Secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ne ho fatti 4. Vabbè. Ne mancano 3. altri due. Tre, due, uno. L'ultimo, proviamo 4. Dai, proviamo 4, tanto è l'ultimo. 4 per esercizio. Se ce la fai, se non ce la fai facile. Tanto è l'ultimo, dai. Dopo ci riposiamo. 3, 2, 1. Ok, riposati. Poi facciamo gli altri, Secondi e parte l'altro EMOM, eh? 5 secondi. 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. Fatto il sit, ma ve lo faccio dopo, mi sono scordato. Secondi. 5, 2, 1. 5, 3, 2, 1. Siamo a metà, Tre, due, uno. Secondi. 5, 2, 1. E non ho rifatto zit. Maremma maiala, Michele. Stanchezza si comincia a sentire, non lo voglio fare, mannaggia la mia nonna. Swing sit, 10 secondi. 5, 3, 2, 1. E sit. Non cedere ora. 2, 1. Oh madonna, dai Spreck, dai Spreck, dai Spreck, predica e razzola, predica e razzola. Comincia, comincia. Zitto Michele. 3. Ma tutto. Un attimo di pausa, me la prendo tutta. Oddio, ha visto cos'è il cedimento? Però non ho mollato, mi sono tatticamente giostrato con le ultime 2 serie, aggiungendo una piccola pausa, ma se no veramente cascavo per terra. Io spero ti sia piaciuta questa lezione, ripetila quante volte vuoi, ricordati 12-15, ok? Oh mamma, non so come salutarti perché non so come alzarmi io. È tutto questo non sapere di cose, ma in qualche modo farò. Ciao da Spreck.